bravissima, ricordo, primo canale italiano per recensioni di calze Conad e prodotti femminili. Io sono Sara, ormai mi conoscete, voglio sperare, e oggi vado subito a presentarvi, amici, un paio di autoreggenti della linea Antier, dell'azienda Antier. È un paio di autoreggenti che non ho mai indossato, perché di questa marca, sono sincera, non ho mai indossato nulla. Allora, la confezione, ricordo, il packaging mi è arrivato tramite Amazon. Potete trovare nell'info box in fondo al video il solito link di riferimento per l'acquisto del prodotto. Come vi dicevo, allora, il packaging è abbastanza integro, presenta qualche difetto nella parte inferiore proprio dell'apertura della scatolina, però devo dire che nel complesso è abbastanza resistente. È un packaging molto lineare, basico, vedete, c'è questo sfondo bluette violaceo con la loro scritta Antier in argento, ma punto a sfavore è che se giriamo la confezione non abbiamo la tabella di riferimento delle taglie, e questo per me assolutamente è un punto negativo di questa recensione, perché immagino voi maschietti che vogliate comprare questo bellissimo paio di autoreggenti alle vostre fidanzate, però dite oh, che taglia porta non lo so, che taglia compro non lo so. Quindi secondo me nota dolente. Ora apro e vediamo. Solita confezione di plastica per l'igiene. E direi che questa, ragazzi, non è un autoreggente, ma cioè è un autoreggente senza silicone, vedete? Quindi questa va per forza indossata con la GPR. Adesso andiamo a vedere cosa posso fare. A dopo. Allora, amici, eccoci qua. Dunque, difficilissimo abbinare questa autoreggente, perché ovviamente necessita obbligatoriamente di una GPR, perché come dicevo prima, non avendo il silicone, per forza di cose la calza non sta su senza la GPR. Allora, è una calza che, allora, amici, secondo me va usata questa solo per in casa, per insomma situazioni un po' più da camera, ok, un po' più intime, perché effettivamente sì, rimane su con la GPR, però anche indossando un vestitino comunque abbastanza lungo, ovviamente la calza scende un po'. Vedete? Ok, bisogna sempre fare questo tipo di lavoro, quindi posso dire che camminando non è comoda, quindi se la dovete comprare, amici, compratela per una situazione da camera, ok? Regalatele alle vostre fidanzate, amiche, per passare una piacevole serata. Ma sicuramente non per andare in giro, è molto scomoda, mi dà anche abbastanza fastidio sulla pelle, e insomma, diciamo che io la boccio per un outfit da giorno. Ora provo un altro outfit e vediamo un po' come va. Prima di andare a provare un altro outfit da giorno, volevo vedere anche stando seduta, ma diciamo che stando seduta dà un po' meno fastidio, però chiaro è che in questo caso con un vestitino un po' morbido come il mio,
Comunque sia, vedete che la calza tende a scendere perché guardate dove si trova la base, capite? Cioè, dovrebbe essere molto più su. Nonostante io sotto, ricordo, ho la GPR, quindi ho la calza agganciata, È una calza comunque sia non morbidissima, devo dire. Non è, come dicevo prima, comodissima. Anche stando seduta, sì. Non presenta neanche, diciamo, un pizzo, il classico pizzo floreale che siamo abituati a vedere nelle auto reggenti. Rimane una calza un po' anonima, devo essere sincera. Non sono pienamente soddisfatta, però voglio dire, per un pensiero, per una serata va assolutamente bene. Anche per quanto riguarda la cucitura, devo dire che è una cucitura comunque abbastanza piccolina, non dà fastidio, insomma, per quello non abbiamo problemi. Ora, come dicevo, andiamo a vedere se trovo un altro outfit da giorno. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, eccoci, accavallando la gamba, amici e amiche. Chiaro è che in questo caso si vede sia tutta l'autoreggente e sia il gancino della GPR. Quindi, come dicevo prima, è una calza che se io la dovessi comprare, la prenderei solo ed esclusivamente per una questione, per una situazione da camera. Ok? Quindi, nel complesso, prodotto promosso con voto 6. Non di più, amici, questa volta non di più, ma se vi ricordate, io vi ho detto che questa autoreggente è abbinata a una GPR, ok? Quindi vi posso dire che questa recensione, amici, continua dove? Su Patreon. Quindi per chi volesse vedere la recensione della mia lingerie, della mia GPR, mi raccomando, iscrivetevi al canale Patreon, ok? In modo tale che potete poi darmi come si dice, un voto. Magari con la GPR, questo paio di autoreggenti sta decisamente meglio. Cosa dite? Quindi mi raccomando, seguitemi e iscrivetevi anche sul canale Patreon. Io vi saluto. Vi ricordo che il prodotto mi è arrivato tramite Amazon, che potete trovare il link di riferimento per l'acquisto del prodotto sotto nell'info box. Mi raccomando, campanellina per non perdere le prossime recensioni. Noi ci vediamo qui con le recensioni per quanto riguarda le calze e su Patreon, amici, per quanto riguarda la lingerie. Un bacione immenso da Sara. Io vi aspetto su Patreon. Insomma, un disegno molto sensuale, molto erotico. Ok? E sicuramente questo da regalare piuttosto che da far indossare, vedete che è veramente molto molto bello. Presenta questo pizzo che è il classico pizzo che troviamo anche sulla classica autoreggente con il silicone e vediamo un po' come indossato, come va. Vediamo.